Ciao a tutti amici di Mient, aspettavo da anni questo momento, un tablet con l'esperienza Windows completa, che non toglie niente al solito PC di casa, beh, a parte le prestazioni altissime, l'Asus VivoTab Smart, il nuovo tablet della casa coreana. Andiamo ad aprire la confezione. Abbiamo il tab che è da 10,1 pollici, che poi vi faremo vedere più in dettaglio. Qua abbiamo gli adesivi che ci dicono che c'è montato Windows 8 e un processore Intel Atom. Abbiamo qui dentro il panno in microfibra per pulire lo schermo, dato che le ditate sono all'ordine del giorno. Qui in questo vano di cartone abbiamo tutta la manualistica varia. Aspettate che vi faccio vedere cosa c'è dentro. Manuale utente, garanzia e poi una breve guida a Windows 8 che secondo me è abbastanza utile per coloro i quali non hanno mai utilizzato questo sistema operativo perché le gesture non sono immediatissime. Poi abbiamo il cavo USB, micro USB che serve solo per il caricamento del dispositivo. Attenzione a utilizzare questo più questo assieme e non o uno o l'altro. Magari avete già un altro trasformatore perché non vi caricherà il tab. Per esempio, io ho usato questo caricatore e la micro USB che avevo già del mio Nokia Lumia, ma praticamente non caricava il tablet. Si vede che all'interno della micro SD ci sono dei circuiti in più adatti sia per caricare la batteria che per alimentare il dispositivo. Non abbiamo nient'altro. Mettiamo via il tutto, c'è Claudio che ci aiuta. Allora, il tablet lo appoggio magari così un po' inclinato, almeno vedete meglio. Allora, come ho detto prima, il tablet, intanto ve lo accendo così vi faccio vedere i tempi di accensione che sono pressoché immediati, qualche secondo. Tablet da 10,1 pollici di diagonale, risoluzione 1366x768, vedete, è già attivo. Scusate che metto la password. Ecco qua, quindi risoluzione HD che non ha un'altissima densità di pixel per pollice, però secondo me è più che sufficiente anche perché più piccola di così, come potete vedere anche dal desktop, che praticamente l'icona è in una grandezza irrisoria, più piccolo di così ci si doveva comprare un microscopio per usarlo. L'angolo di visione è abbastanza buono, circa 178 gradi, infatti come potete vedere anche se inclino il display i colori non sgranano, ma rimangono comunque perfetti. Intanto vi faccio vedere la fluidità anche da appena avviato. Ha un processore Intel Atom Z2760 da 1,8 GHz. È dual core ma ha 4 thread, come adesso vi faccio vedere dalla gestione attività. La metto tutto schermo. Allora andiamo su prestazioni, memoria, no, CPU, ecco qua. Non so se riuscite a vedere. Numero core 2, processori logici 4. I thread usati adesso sono 1,83, quindi quasi due processori su 4. Ovviamente due sono fisici e gli altri due sono virtuali. Da 1,8 GHz fa girare il tutto abbastanza bene, non abbiamo rallentamenti di sorta. 2 GB di RAM, da 800 MHz di frequenza DDR2, ovviamente non li potrete cambiare perché il tablet è completamente sigillato, per smontarlo andrebbe praticamente estratto con delle ventose il monitor, non è un'operazione molto facile. Ha 64 GB di memoria interna allo stato solido perché abbiamo effettivamente
una scheda flash che fa muovere il sistema operativo. Questo aiuta molto nella velocità, perché più che altro, anzi, vi consiglio di farlo se avete anche un PC fisso, un portatile. E avete qualche soldo da buttare via, costano intorno ai 100 euro. Compratevi un hard disk allo stato solido perché migliora tantissimo le prestazioni del vostro computer. Mi sono proprio strabiliato. Io ho un netbook, sempre con processore Atom, e non è a questi livelli, diciamo, di velocità, insomma. Vabbè, 64 giga di memoria interna, realmente sono 35 i giga disponibili che trovate sopra. VLAN 802.11 BGN da 2.4 GHz, un Bluetooth 4.0 con multiutenza, quindi potete collegare più dispositivi. È utile per collegare tastiera e mouse Bluetooth. Attenzione Bluetooth perché non abbiamo porte USB. E non siamo completamente certi, perché l'abbiamo ancora ordinata, se questa porta USB, micro USB, scusate, di ricarica, funge, diciamo, anche come USB in. Abbiamo comprato il cavo su eBay e ve lo faremo sapere nei prossimi giorni se funziona. Una fotocamera frontale da 2 megapixel per le videochiamate con un mini LED per farci vedere che è attiva. Poi sul posteriore la fotocamera da 8 megapixel con flash LED abbastanza buono, anche la fotocamera non è niente male, gira video in Full HD 1080p. Poi sulla sinistra abbiamo appunto la micro USB, lo slot per la micro SD, attenzione quando la tirate fuori perché questo sportellino di copertura vi salterà via di 10 metri di distanza. Sotto questo pannellino, che adesso non apro perché è abbastanza difficoltoso, abbiamo la mini HDMI. Lato destro, pressoché pulito, abbiamo solo il bilanciere per il volume, il microfono e il jack audio da 3,5 che è in 2 in 1, nel senso che ha sia l'audio che il microfono, quindi come quello degli ultimi smartphone. Poi che altro? Superiormente abbiamo solo il tasto di accensione e un altro microfono per la soppressione dei rumori. E poi quasi sul bordo, aspettate che lo trovo, eccolo qua. Abbiamo la feritoia per l'altoparlante che è mono, non è stereo, e diciamo che è una delle cose che ci è piaciuta di meno di questo, possiamo dirlo, bellissimo tablet, che parlo personalmente, penso anche a nome di Claudio, stiamo usando di più del PC in questi giorni. Abbiamo l'accelerometro, sensore di luminosità, giroscopio, bussola e NFC qui dietro, come potete vedere dall'adesivo che io staccherò appena finito il video. Una batteria da 25 watt ora, molto molto buona, una durata della batteria che è fenomenale. Io avevo un netbook sempre con Atom, ve l'ho detto prima, sempre batteria litio, non così potente, che faceva massimo 5 ore se proprio mettevo anche diciamo modalità aereo, quindi con tutte le connessioni disattivate e la luminosità al minimo. Qui invece 8,5 ore di autonomia dichiarate, che è molto molto buono. Se poi lo stressate come un dannato, vi durerà 3 ore e mezza, 4, che comunque non è male. Le dimensioni non sono molto grandi, vabbè, per un 10.1 pollici abbiamo 262,5 x 161 x 9,7 mm, peso 580 grammi, uno dei tablet più leggeri che io abbia provato nella mia vita. Pensiamo che iPad si aggira intorno ai 650 grammi e Surface 660-670, quindi diciamo che il peso su questi dispositivi conta molto, perché per esempio se dobbiamo leggere un libro non è il massimo dopo un po' avere in mano un prodotto del genere. Prezzo fenomenale in promozione alla Saturn e a MediaWorld, quindi
La catena MediaMarkt a 399 € fino al 7 di questo mese, se no vi costerà 499 euro. Colori rosso, bianco e nero. Che io sappia, da Saturn c'è solo nero. Andiamo un attimo a usare, dopo questa pappardella, andiamo un attimo a vedere il tablet. Allora, vabbè, Windows 8 ve l'abbiamo già fatto vedere più o meno come funziona. Qui abbiamo le mail molto buone, non c'è niente da dire. Io uso Outlook anche per università e lavoro, adesso non lo uso più, uso questa applicazione integrata che è comodissima. Vedete le gesture per chiudere applicazioni Metro dall'alto verso il basso. Poi abbiamo Lab Contatti, sincronizzato con Facebook, Twitter e tutto quello che volete. Vedete, io qui l'ho connesso a 200.000, come potete vedere, 200.000 account, Skype, eccetera. Chiudiamo, tanto vedete che va tutto molto velocemente. Nei messaggi abbiamo la chat di Facebook incorporata. Qui abbiamo il messaggio di benvenuto di Microsoft. Il solito meteo di Windows 8. Intanto vi lascio qualcosa aperta così vi faccio vedere anche che va tutto bene. E lo store, diciamo che si sta riempiendo sempre di più. Io per ora ho trovato tutto. Ho sincronizzato tutte le mie cartelle cloud di Dropbox, G-Drive e SkyDrive. Tutte qui come applicazioni Metro senza bisogno dell'applicazione desktop. Comunque, se non c'è l'applicazione, niente di male. Andiamo a scaricare il .exe e ce la eseguiamo sul desktop. Vi faccio vedere la fotocamera. Vediamo un po'. Allora, non so se riuscite a vedere che tavolo è nero, vi metto un soggetto qua vicino, ho messo l'effetto seppia e non so come si toglie, eccole qua, rimettiamo nessun effetto, perfetto, zoom out, adesso è in video, mettiamo in foto. Non possiamo fare autofocus, ma fa tutto da solo. Schiacciamo qua. Lo scatto non è molto immediato come avete visto adesso, ma soprattutto le macro vengono molto ma molto bene. Aspettate che vi faccio vedere proprio dall'applicazione foto di Windows come è venuta. Ecco, vi faccio vedere le foto. Questa macro che ho fatto ieri sera alla mia tastiera è venuta molto ma molto bene. Come potete vedere, si vede persino la polvere che abbiamo sopra. Le foto invece in penombra, come questa e questa, non mi hanno dato grandi soddisfazioni, anche se sono niente male. E neanche le foto in piena luce. Per esempio, questa l'ho fatta sull'autobus mentre tornavo a casa oggi. E come potete vedere, magari da queste parti c'è un po' di rumore video. Non mi è piaciuta molto. Neanche questa qua. Anche se comunque tutto sommato non vengono male. Anche questa che è zoomata al massimo è un po' sgranata, però la scritta sul display si vede perfettamente. Qui c'è un video, aspettate che abbasso il volume. I video mi sono piaciuti davvero tanto, girano a 1080p e come potete vedere anche la messa a fuoco in diretta, il cambio di luminosità è pressoché istantaneo. Vedete, ha subito cambiato.